Questo video, girato sulla costa adriatica, sui social ha avuto milioni di visualizzazioni. Che cos'è inquinamento? Si chiama mucillagine ed è un aggregato di sostanze organiche. Qui è bianca, come neve marina, ma quando si ossida diventa così. Sto bene in mare. Quando torno in terra invece mi ritornano i problemi. Quindi. Però adesso ci sono problemi anche in mare in questo periodo. Parecchi problemi. Questa è la mucillagine che si appoggiava. C'è tutta la mucillagine che è andata sopra le case. E questa è tutta roba morta. Tutto morto? Sì, vedi, questa è tutta roba morta. Vedi che sopra tutto questo vischio. Praticamente l'ha ricoperto la cassa e le ha soffocate. Cioè, morto. Questo è tutto perso? Questo è tutto perso. Senti che puzza che fa. Come le tocchi si stacca. Per il calore, senti? Infatti è caldissima. Ha cominciato dalla Croazia, il Trieste, e c'è fino alle Marche, fino a giù arriva. C'è per un tutto. Tappeto, una distesa. Un tappeto. E dà molto nell'occhio quando è sopra, ma noi dà più fastidio quando è sul fondo. Con le seppie si chiudevano proprio le reti, non riuscivamo a tirarle su dal gran che pesavano. Sì. Più non ci andava il pesce. Ma come si forma la mucillagine? Sta insistendo proprio perché c'è un bel tempo e quindi anche un'assenza di rimescolamento lungo la colonna d'acqua. Oltre alla presenza di certi tipi di fitoplancton che producono mucillagine, anche i contributi fluviali da questo lato hanno contribuito a far sì che il fenomeno mucillagine fosse importante. Qualche centinaio di chilometri più a nord andiamo sulle tracce del temibile granchio blu. Sembrava che tra caldo e mucillagine un nemico l'avesse trovato. Con il caldo il granchio esplode, perché le femmine devono fare uova, devono uscire in mare. Il caldo aumenta la voracità e qualsiasi cosa trovano nell'acqua la mangiano. Ma non erano morti? Erano granchi femmine, le femmine che tornavano dalla deposizione in mare, e vuol dire femmine più debilitate. Era presenza di mucillagine, l'acqua calda discioglie meno ossigeno, anche questo ha influito su queste leggere morie di granchio. Questi vanno smaltiti perché non riusciamo a venderli. E ogni giorno quanti ne raccogliete? 200-230 quintali di granchio. Un anno che stiamo facendo questa attività che ci sta costando fino ad ora oltre 1 milione di euro a spese nostre e dei pescatori, perché non abbiamo aiuti diretti per fare questa attività. Cioè la regione, lo Stato non aiuta? La regione ha dato pochissimo finora e il governo meno. Le lagune nostre sono totalmente diventate deserti, perché questo granchio, oltre a mangiare vongole, cozze, ostriche, mangia gamberetti, pesci, alghe, mangia tutto. È un animale che ha delle grandissime proprietà ed è ottimo per la sua carne. Nonostante i politici in cucina, il granchio non si vende. Questi sono altri arrivati, raccolti stanotte, raccolti stamattina presto e se li hanno portati qua. Non finisce mai, continua sempre. Sempre di più. Guardate le immagini di questa laguna. Qui siamo a Orbetello, nel cuore dell'Argentario, meta di VIP e turismo stellato. A due passi c'è anche l'oasi del WWF, un patrimonio ambientale di importanza internazionale. In questo momento la temperatura è 32,2. Temperatura abbastanza alta. Parlando per esempio di 10 anni fa, per capire. Diciamo 28-29 gradi, normalmente era questa la temperatura che si raggiungevano, raramente arrivava a 30 gradi, ma per poco tempo. Qui invece si arriva a 32 gradi e ci sta per 15-20 giorni. 2.000 quintali di pesce morto per un valore di almeno 4 milioni di euro. Motivo di tutto questo le troppe alghe che con il caldo decadono, consumano ossigeno e attraverso una reazione chimica emettono un vero e proprio veleno. Questo è uno dei canali che portano l'acqua dalla laguna
fino al mare. Qui c'è un impianto di ticcultura e l'odore qua è fortissimo, veramente pesante. Difficile stare qua. La situazione oggi è stranamente calma, nel senso che rispetto al disastro... Cos'è quello? È un pesce, sì. Era successo però già nel 2015, perché non si è fatto nulla da allora? Non sono stati fatti lavori strutturali. Abbiamo indicato più volte ai nostri interlocutori, dai quali non abbiamo avuto alcuna risposta, i lavori tipo l'escavazione dei canali, il cambio della flotta che si muove, una flotta navale che si muove in laguna. E se oltre al cambiamento climatico ci si mette anche l'uomo? Nonostante le promesse che ci sono state fatte 2 anni fa, non siamo mai stati convocati a nessun tavolo tecnico scientifico. No, se non iniziano lavori strutturali, il prossimo anno a maggio ci ritroveremo nelle solite condizioni. Ma se il problema qui sono troppe alghe in laguna, perché non si raccolgono? La laguna è dello Stato, quindi il Comune non c'entra nulla. La gestione è la Regione Toscana. Noi praticamente siamo, come dire, gli ultimi della catena alimentare. Però fate un po' da mediatori. Ci siamo ai tavoli perché sul nostro territorio. Dal 2012 il commissario non c'è più, è finito. Siamo passati in regime ordinario. In quel caso ha preso la gestione la Regione Toscana, che ci mette 700-800 mila euro all'anno e più di questo oggettivamente non può fare. E quindi praticamente siamo passati a una raccolta che andava dai 10 a 15 mila tonnellate all'anno a circa 700-800 tonnellate, che praticamente sono nulla rispetto a quello che andrebbe raccolto. Intanto questo è quello che fuoriesce dalla laguna e arriva in mare. Un mare già messo a dura prova. Il cambiamento climatico ha colpito il mare, ma anche la terra. Siamo in provincia di Mantova. Questo agricoltore si è visto distruggere frutta, soia e mais. 400 quintali di mele spazzati via in pochissimi minuti. Si sono bucate le reti e qua vedi il danno sulla frutta. Questi sono i colpi dei chicchi molto grossi, rendendo incommerciabile il frutto. Sulle mele 100% di danno, possiamo stimare che sul mais ho avuto un danno del 40%. Abbiamo perso un centinaio di migliaia di euro. Se poi faccio il conto, negli ultimi 4 anni i numeri salgono. Cosa state facendo per proteggervi? Stiamo aumentando la superficie coperta da reti antigrandine perché è l'unica soluzione, quantomeno sulla frutta. In Italia alcuni agricoltori si sono difesi con delle reti antigrandine finanziate anche con fondi pubblici. Ma con la grandine di questa intensità non sono bastate. Le reti che ad oggi sono impiantate nei nostri frutteti o comunque nelle nostre coltivazioni non funzionano, perché purtroppo la quantità di grandine, anche di piccole dimensioni, che precipita è talmente elevata che non riescono a sostenere il peso di questa grandine. Solo l'anno scorso, in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, la grandine ha provocato danni all'agricoltura per più di 400 milioni di euro. E anche nel 2024 le previsioni sono catastrofiche. Purtroppo adesso una stima precisa non possiamo ancora farlo, è troppo prematuro, ma sicuramente sono centinaia di milioni di euro di danno. E poi c'è questa azienda in provincia di Milano, dove si coltivano cereali e girasoli, ed è stata colpita per ben 2 volte dalla grandine in pochi giorni. È stato il colpo di grazia, vedete tutte le piante sono comunque, chi più in basso, chi più in alto, spezzate. Quello è il tetto che è stato danneggiato. Questo è il tetto che è stato danneggiato. Abbiamo solo messo delle coperture, mentre gli altri tetti sono solo stati rattoppati. I danni sono all'incirca 97.000 euro. A questi si vanno a sommare i danni in campagna del mancato raccolto, e quindi arriviamo a un totale di 150.000 euro, come 3 anni di fatturato aziendale. Quella sera per un attimo abbiamo
pensato che tutto fosse perduto. È un danno difficile anche da accettare. Facciamo fatica ogni giorno ad affrontare le difficoltà sommate a quelle degli anni passati. Dobbiamo lavorare dal punto di vista delle assicurazioni, mettere in condizione le nostre aziende di potersi assicurare per almeno avere una tutela dal punto di vista economico del reddito. Ma anche per chi ha le assicurazioni, i soldi tardano ad arrivare. Lì c'è una burocrazia molto macchinosa e lunga. E quindi ora che arrivano comunque quegli aiuti, abbiamo solo le nostre braccia da poter utilizzare.